Benvenuti nella Noto Barocca. Io e la Silvia ci facciamo accompagnare da Maria, mia sorella, a visitare il quartiere Agliastrello, per proseguire dopo verso il centro storico. Il quartiere Agliastrello si trova tra via 20 Settembre e via Antonio Sofia. Il quartiere Agliastrello è un labirinto di viuzze e scalinate che segnano la collina, su fino al Palazzo del Signore, costruito nella parte più alta. È sicuramente dal punto di vista urbanistico il più bello dei quartieri popolari della città. Le vie principali si dipartono sinuose stradine e vicoli che sgusciano sotto archi improvvisi e sbucano davanti a un'edicola votiva o un balcone panciuto. Si perdono improvvisi slarghi circondati da casupole bianche, tra le quali fa bella mostra un architrave barocco o una singolare inferriata. È proprio in questi curiosi cortili che i vecchi raccontavano fantastici conti di saraceni e paladini, di spiriti e trovatori. Lasciamo questo labirinto di viuzze e ci fermiamo poco distante in una vecchia enoteca detta il Re del Vino di Nello Tesol, un vecchio amico di mio papà, scomparso da qualche anno, e mi mostra una foto di papà che tiene gelosamente nel cassetto come suo ricordo. Fare un viaggio in Val di Noto, tra le province di Catania, di Siracusa e di Ragusa, verso la punta della Sicilia che volge al sud, è come inoltrarsi in un capitolo straordinario e forse irripetibile della storia dell'uomo. La storia di una terra, epicentro di un terrificante terremoto che più di tre secoli fa, nel 1693, fece traballare l'intera Sicilia e della sua gente, che in pochi decenni seppe ricostruire le sue città con criteri urbanistici completamente nuovi e con uno scatto di fantasia davvero grandioso. È la favola del barocco siciliano, uno stile architettonico che unisce l'intera isola, ma che qui, in Val di Noto, assume i caratteri di un disegno organico per la rinascita delle città rase al suolo dal terremoto. Il barocco siciliano esprime il senso del ritorno alla vita, la gioia di vivere, ma anche, con la divertente gaiezza delle sue sculture, rifiuto dell'orrore della catastrofe. Tra queste città, Noto svetta per la sua teatralità, che ne fa oggi, specialmente dopo una lunga e faticosa stagione di restauri, una delle punte di diamante di quella che in Val di Noto ci appare come una vera e propria collezione di piccole, meravigliose città d'arte. Fra le tante città distrutte dal terremoto, Noto ha avuto il coraggio di ricostruirsi in un altro sito, dall'antica montagna fino invece a un sito molto più vicino al mare, molto più relazionato alle esigenze dell'economia del Settecento. Intanto che facevamo un giro nel centro storico di Noto, abbiamo incontrato il conduttore della RAI del programma Sereno Variabile, Osvaldo Bevilacqua.
una città interamente realizzata in pietra e con una strana e singolare tonalità dorata che a quest'ora della giornata è ancora possibile apprezzare in maggior misura. Palazzo Nicolaci rappresenta sicuramente il cuore di Noto, ci svela la storia della città e la storia anche della famiglia Nicolaci che l'ha costruito. Il personaggio più affascinante di questa famiglia è Giacomo Nicolaci, ricordato con due appellativi, Giacomo il Gobbo o Giacomo l'Alchimista. In particolare i balconi da cui ci affacciamo rappresentano bene il personaggio. Gli alchimisti credono nel cammino di ricerca della conoscenza e in questi balconi si può intravedere questo cammino in 5 tappe. I fanciulli che rappresentano la crescita, il cavallo alato che rappresenta il bene che nasce dal male, il centauro che rappresenta la purificazione, la sirena rappresenta la tentazione, il leone con le ali rappresenta l'uomo che ha raggiunto la pienezza della virtù e vola alto a un livello superiore. Il fascino di Palazzo Nicolaci non finisce all'esterno. I discendenti di Giacomo si legano soprattutto alla massoneria, infatti già nello scalone d'ingresso si intravedono i primi segni che alludono alla massoneria, ma il trionfo di questo messaggio lo troviamo nel salone delle feste. I simboli che ci sono tutti simboli massonici, il colonnato, il melograno. Il sole che trionfa, portato da Apollo, è il simbolo massimo della conoscenza che trionfa.